svuota la spesa, esse lunga, sono 5 sacchetti. Adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. E questa è una mega spesa enorme, che anche per Natale ovviamente. Sottilette, mascarpone, ne ho presi due, mascarpone, faccio veloce perché è tanta spesa. Sorbetto, limone, via. Vino rosso, questo è mozzarella di bufala per la formaggino, questo qua del Bowery, ne ho presi due. Poi ho preso la pasta sfoglia, questo qua rettangolo della Buone, l'acqua frizzante perché ho visto che c'era questo che lo posso riutilizzare per l'acqua del frigo, cotechino, pecorino, pomodorini, ne ho presi due pomodorini, funghi misti, porcini, banane, 1,27 euro, poi sì, cotechino, lenticchie, questi qua, le patate, poi ho preso la salsa rosa per fare gli antipasti. Ho preso questi qua che li devo provare. Questi, che uno è spuntini, tonno e pomodoro, salmone e prosciutto cotto. Non li ho mai provati e li ho presi. Poi un altro sacchetto, sfoglia, questa rettangolare, ne ho presi due. Gorgonzola 2, insalata lattuga 98 centesimi, questi a 3,81 euro, ne ho presi due, un altro pecorino, altra lattuga 82, il zampone questo qua lungo. Poi i peperoni gialli 2,03 euro, poi altra lattuga 71 centesimi, i limoni, questi qua, limoni, tovaglioli per Natale rosso, vino bianco, altro sorbetto al limone, olio, questa è la grappa, però io non bevo per cui non è. Dolce spumante, ne ho presi due, questo qua della Moscato, poi altra acqua, però questa è naturale, l'ho preso 5 euro e qualcosa, ma ho preso questo perché c'era la bottiglia di vetro. E poi questo che è il Baileys al caramello. Io non so mai come si dice. Comunque questo. Poi ho preso il gatto. Era scontato. A parte gli scherzi, sempre qua in mezzo. Pandoro ne ho presi due. Di Motte che erano in promozione. Questi. Allora ho preso sia gli aranci, quelli grossi, che i mandarini. Poi le uova, due confezioni di uova, questo qua. Poi ho preso due confezioni. Poi mozzarella, questa qua, di Lucia.
due sorbetti, ma io non ho capito perché non ho detto tre, ma comunque sono due. Datteri, questi qua secchi della Tunisia. Poi mozzarella, questa qua non ho capito perché l'ha presa, comunque questa. Due pacchi di panna al caffè, perché ogni tanto i miei me lo chiedono quando vengono da me e allora l'ho preso per loro. Di solito io ogni tanto li prendo, ma dipende. Cioccolata con panna, sì, ciao. Cioccolata della Ciobar. Classico, ne ho presi due confezioni perché mi era finita la cioccolata. Poi panna, questa qua perché l'altra non riuscivo a trovarla, ho trovato solo questa qua. Lunga tenuta, già montata, dello chef. Burro, ormai prendo sempre questo, quello da 250, che anche è buono, e ne ho presi due. Poi tonno in promozione, questo qua. Poi cipolle, queste bianche. Poi ho preso il polipo a 17 euro, ne ho presi due perché erano scontati al 20%, e ne ho presi due scontati al 20%. Ho preso il polipo per fare con le patatine, gamberi per fare la salsa, altri datteri, formaggio, questo qua 3,73 euro. E altri gamberi, questi qua surgelati. Poi ovviamente poi ci sono anche gli sconti che dopo grattiamo insieme più tardi. Per adesso lo lascio qua. Altra mozzarella. Funghi. Preso questi qua col gorgonzola. Altro gorgonzola, poi la ricotta, questa qui, le zucchine a 3 euro. Ormai prendo queste perché boh, preferisco fare in fretta a prendere questi che quelle già che prendi te. Altri di questi 2,85 euro. Melanzane, a 1,50 euro. Poi il salame, questo qua dell'Esselunga, 9,46 euro. Altri funghi, quelli bianchi, perché quelli porcini non riesco mai a trovarli e poi costano troppo. Altre zucchine a 3,08 euro. E per finire le melanzane 1,70 euro, ovviamente. Poi vediamo questo, forse questo è lo scontrino. Totale 281,34. Questo qua, questo è lo scontrino, abbiamo speso così. Ovviamente manca l'affettato, manca la carne. Dato che lì all'Esselunga costava un po' troppo l'affettato e la carne, allora poi vi farò vedere la carne e l'affettato in un'altra parte, che voglio capire se prenderlo all'Eurospin. L'unica cosa che posso prendere all'Eurospin è l'affettato, perché in promozione ed è buono, solo quello, poi tutto il resto sinceramente non è tanto un granché. Comunque niente, questo è. E poi mi hanno dato questo, che è la cartolina,
per il concorso di Natale. Praticamente c'ho tutto questo da grattare. E adesso lo grattiamo insieme e vediamo se abbiamo vinto. Se no, posso anche grattarlo nel prossimo video. Adesso vedo, ve lo metto adesso o ve lo metto dopo, dipende quanto dura sto video, perché sono tante cartoline da grattare e poi vincere qualcosa. Questo è un iPhone 15 o la carta è prepagata, per cui le grattiamo dopo. Comunque questa è tutta la spesa che abbiamo fatto, mancano altre due o tre cose e poi decidiamo dove andare a prendere quello che mancava. Comunque questo è il risultato della spesa. Allora, faccio vedere all'Eurospin che abbiamo preso, perché sinceramente mancavano le cose che non abbiamo comprato all'Esselunga e abbiamo preso queste. Allora, arrosto di tacchino 2,22 €, mortadella Bologna 2,20 €, prosciutto cotto 3,78 €, poi mancava il pane che mi ero dimenticato, questo qua, ne ho presi due mi sembra, no, tre, due, ho preso questo Nocio Bisque Christmas Edition per provare quando vado al lavoro, lo provo, sì, un altro di questo ho preso. Poi novità, hanno messo questi qua i pancake, li ho presi per provare, ce ne sono dentro 4. Sono da farcire, eccetera, eccetera. Comunque questo. Le brioche, due brioche, quelle vuoti, 6 cornetti a 2,15 €. Mi mancavano per, diciamo, fare le cose. La panna, due di panna, i nirvetti che mangio, diciamo, in questa settimana, perché io amo i nirvetti, mi piacciono troppo, pancetta dolce. Poi ho preso la marmellata per all'albicocca per le brioche, che ovviamente queste le faccio per il lavoro, perché quando devo andare al lavoro faccio fatica e devo fare colazione veloce. Cotolette con spinaci e cordon bleu, questi qua io li adoro, sono troppo buoni. Poi succo alla pesca per il lavoro, uno all'albicocca, uno alla pesca e un altro alla pesca, questo per il lavoro. Poi questo succo alla pesca per berlo e succo all'arancia per sempre per fare colazione, bevo questo e via. Questi non c'entrano niente perché li ho presi per i gatti, che non è ovviamente l'Eurospin, ma l'Arca Planet. Due snack per i gatti, questi qua. E niente, ho preso queste cose qua all'Eurospin, perché l'unica cosa buona che c'è all'Eurospin, sinceramente, è l'affettato. L'affettato è l'unica cosa che costa di meno e sinceramente è molto buono. Solo quello, per tutte le altre cose, vabbè, a parte questi, questo vabbè l'ho preso per provare perché non abbiamo niente, abbiamo preso queste e poi vabbè anche queste qua, tipo da bere ogni tanto conviene, però la maggior parte diciamo che preferisco l'Esselunga, anche perché ti danno i buoni, gli sconti e allora preferisco quelle. Anche se è un po' caruccio rispetto all'Eurospin o al Lidl. E niente,
questo è la mini dieta. L'altro spesino per completare, che poi alla fine non è completo perché alla fine dobbiamo ritornare poi tra una settimana e fare e prendere altre cose per la vigilia, perché la vigilia siamo da noi, invece il Natale lo passo dai miei. Tutto qua. Comunque questo è cosa, anche se avevo detto no, non andavo alle Eurospin. Però poi mi sono resa conto che l'unica cosa buona appunto è l'affettato, per cui lì conviene molto affettato. Invece l'S lunga è un po' caruccio, specialmente l'affettato. E anche ogni tanto anche questi qua, però... Anche questi sono caldi, poi sono caldi. No, questi sono buoni. Avevo sì. Questi qua sono buoni. Vabbè, comunque questo è tutto, per cui... Allora, proviamo a grattare, a vedere se vinciamo. In poche parole dobbiamo trovare le tre scritte identiche. E vediamo. Cinquanta. Sembra di grattare il gratta e vinci. 50, un iPhone, sì, tanto guarda con la sfiga che ho io, iPhone, bene. Questo cos'è? Ah, il codice. Questo è perdente perché non abbiamo trovato le tre scritte uguali, abbiamo trovato solo 50 per pagata e due iPhone. Poi 50, ritenta 50, mamma mia, se sono sfigata. iPhone. Se non c'è i 50, vuol dire che sono taroccati. Ok, sono taroccati. Questo è perdente. Ripassiamo all'altro sopra. iPhone. iPhone 50, 50, ritenta e ritenta, neanche questo. Vediamo. Cinquanta, cinquanta, mi ritenta il cavolo, perdenti questi tre biglietti. Cinquanta. iPhone. Lunga, S lunga, anche questo perdente. Ci sarà uno vincente? Secondo me no. Dai, 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 50, 50. E iPhone.
È inutile che gratto bene perché tanto iPhone 50 ritenta iPhone ritenta e 50 sono 50 50 niente. Niente, neanche questo. Allora, l'ultimo lo vuoi grattare tu? Sì, ma aspetta che ti muovi. Anche qua. Ritenta. iPhone? Sì, tanto non c'è tutto di tempo. Ma devi trovarne tre uguali. 50. Beh, neanche uno. Tanto neanche questo. iPhone 50. iPhone 50. Ritenta. Neanche questo. Tutti perdenti. Io lo sapevo. Io non lo so, però. Che sfigati. Sì, ho fatto un macello, però. Per grattare veloce mi sono pure sporcata. Per sapere se vincevo uno di questi due. Ma va a cagare. Vabbè. Bene.